Gianalberto, potresti presentarti al pubblico per far capire la tua storia e il tipo di ricerca e lavoro che hai fatto nella vita sul cinema di animazione? Io faccio lo storico e il critico di cinema d'animazione da quando ero ragazzo e adesso non sono più tanto ragazzo. L'ultimo lavoro che ho fatto è un libro di 1500 pagine diviso in tre tomi sulla storia mondiale del cinema d'animazione, dalle origini ai giorni nostri. Quindi è un macigno di 5 kg. Che naturalmente tutti leggeranno con enorme divertimento. Più facile che io sia conosciuto all'estero piuttosto che in Italia. I miei lavori meglio conosciuti sono stati pubblicati in inglese e francese. Oppure l'edizione in inglese o francese è stata la meglio conosciuta. Quindi sono un prodotto ad esportazione. Al punto tale che una volta incontro una mia amica ungherese e mi fa: "Ah, per Natale ho comprato tanti dei tuoi libri su Woody Allen da regalare ai miei amici." E io ho detto: "Ma tutti i tuoi amici parlano inglese?" "Sì, no, ho comprato l'edizione ungherese." "Ah, c'era un'edizione ungherese, potrei avere una copia." Passati 10 anni, forse anche di più, anche 20, sono a Singapore e uno dei miei studenti di Teheran viene da me e mi dice: "Ah, professore, ho letto tutto il suo libro." Dico: "Perbacco, leggerti tutto un libro in inglese dove parli farsi, è così grosso, sulla storia del mio libro precedente, sulla storia del cinema d'animazione." Quello sforzo, dice: "Ma io non l'ho letto in inglese, l'ho letto in farsi." "Ah, potrei avere una copia." Com'è oggi la situazione del cinema d'autore in Italia? È triste come un po' tutte le arti povere, le arti minori, come la poesia, come la pittura, come tutto ciò che non è di massa. L'opera d'autore è rivolta inevitabilmente a un piccolo gruppo di persone, in quanto tale non ha distribuzione redditizia. Quindi ci sono tanti bravi cineasti d'animazione che operano per conto proprio, e che fanno dei film che vengono presentati ai festival mondiali, perché il circuito dei festival è quello che permette alla gente di vedere i film d'autore, e che però rimangono sconosciuti alla maggior parte delle persone. Un caso per tutti, abbastanza significativo, è quello di un mio amico che si chiama Roberto Catani, che ha vinto premi in tutto il mondo, e di Jesi. Jesi è una cittadina piccolina, molto bella, splendida. Io gli ho chiesto: "Ma tu sei un po' la gloria di Jesi per tutti i premi che io ho guadagnato." Mi ha risposto: "Ma guarda che a me non mi conosce neanche il coinquilino del pianerottolo a fianco." È la storia famosa del "Nessuno profeta in patria". Però c'è da dire questo, che il cinema d'animazione è un linguaggio, come la parola, o come la musica, o come il colore. E quindi può essere utilizzato in molti modi. Allora, se noi parliamo dei film per bambini, i film per bambini hanno un grande successo. Se parliamo di serie per bambini, le serie per bambini televisive hanno un grande successo. Però quello che bisogna considerare fondamentalmente è che l'animazione non è solo questo. L'animazione è soprattutto una forma d'arte, perché un linguaggio, a seconda di come viene utilizzato, propone dei messaggi in qualche modo emozionanti, di qualsiasi tipo di emozione si parli, e
questa emozione normalmente noi la qualifichiamo come artistica. Non sto dicendo che tutti gli autori sono degli artisti, sto dicendo che la grande libertà di essere poveri permette ai poveri di essere più artisti, più facilmente artisti. Io nel libro, nel corso di tutta la mia vita, di critico e storico del cinema d'animazione, ho sempre avuto per faro, come stella polare, la qualità. Io dico, per esempio, che Biancaneve e i sette nani è un gran bel film, ma dico anche che le opere di McLaren sono dei film meravigliosamente belli, che però nessuno conosce. Quindi per me la qualità è quello che conta, indipendentemente dal fatto che sia fatta da una grande azienda, da una piccola azienda, da una sola persona. Quindi cerco di essere equivalente, e non dico oggettivo, ma almeno leale e onesto nei confronti di tutti. Cinema d'animazione come forma d'arte, che piega sta prendendo oggi? Lo dicevo, il cinema d'animazione come forma d'arte oggi sta prendendo sempre più una piega abbastanza ermetica, per cui è opportuno che chi lo veda sia particolarmente attrezzato al linguaggio del cinema d'animazione, al linguaggio visivo e al linguaggio sonoro. In nessuna forma di linguaggio come in quella del cinema d'animazione audio e video si combinano e si compenetrano e si arricchiscono l'uno con l'altro. Però naturalmente che cosa succede? Che quando un autore si rende conto che viene capito da poche persone, automaticamente comincia a collimitare i propri messaggi, il proprio linguaggio sulla lunghezza d'onda dei suoi ascoltatori, spettatori, che sono pochi, e quindi finisce col fare opere che sono elitarie, e questo può essere un rischio, perché fare cose troppo difficili significa ridurre sempre di più la propria capacità di penetrare nel mercato, e significa che finisce con l'essere una specie di autoreferenzialità. E come si potrebbe porre risoluzione all'elitarismo degli autori? Come si potrebbe intervenire? Lì occorrerebbe che la classe culturale fosse più attenta, ma d'altra parte non si può incolpare un singolo critico o un gruppo di critici o un gruppo di giornalisti per non divulgare delle cose importanti, in quanto tutti quanti devono obbedire alle leggi della comunicazione di massa. E quindi io ho visto che in Italia si è cercato di fare l'edizione italiana della New York Review of Books, che è una rivista bellissima che si fa a New York, che come dice il nome è una rivista dei libri. Viene fatta in italiano l'edizione della rivista dei libri, credo che sia durata un paio d'anni e poi ha fatto fallimento, perché non c'è un pubblico sufficientemente attrezzato, cioè sufficientemente numeroso, e quindi non c'è un tessuto su cui c'è una trama su cui tessere l'ordito, diciamo. Quindi l'unica possibilità sarebbe che si moltiplicasse i festival, le occasioni di incontro con la presenza degli attori stessi, a cui si chiedessero delle domande, si ponessero delle domande e si interagisse, il pubblico interagisse con il suo produttore di produttore di senso, diciamo. Quale rapporto c'è in questa fase storica tra il mercato e gli autori? Dunque, naturalmente ancora una volta dipende dal tipo di mercato. Se abbiamo una serie televisiva, ci sono delle regole ben precise, quasi dei decaloghi, dei manuali su come si fanno le serie.
su come si devono scrivere le storie, su come si devono inquadrare i personaggi e cose del genere. Perché la comunicazione di massa prevede un certo tipo di abbassamento del livello di comprensione al minimo comune denominatore. Quindi il rapporto fra il mercato e gli autori in questo caso è di più o meno completa chiusura, cioè l'autore deve semplicemente eseguire quello che il marketing gli chiede. Poi c'è il lungometraggio. Un metraggio dove tu vai a pagare un biglietto, entri in una sala, porti la famiglia, prendi popcorn e quindi già fai un investimento più grosso e quindi la qualità è migliore, quindi si richiedono delle idee più fresche, dei personaggi più interessanti, però anche qui si tratta di soddisfare delle esigenze di un pubblico molto vasto perché ci sono investimenti enormi da ammortizzare e da trasformare poi in guadagno. Nel caso dell'animazione d'autore, noi spesso abbiamo un animatore che lavora da solo o al massimo lavora con due o tre collaboratori e quindi l'investimento è piccolo. Questo non vuol dire che necessariamente i film siano belli, perché molto spesso sono brutti. Vuol dire che c'è la libertà di farli belli, c'è maggiore libertà di farli belli e di pagarseli poi per conto proprio, ma come dire. In questo caso il cineasta d'animazione ha un investimento più piccolo perché la tecnologia di oggi è molto molto più a buon mercato di quella che c'era 30, 20, anche 10 anni fa. Lo Stato come potrebbe intervenire per promuovere i propri cineasti e come invece si sta comportando oggi? Lo Stato, diciamo il pubblico, l'ente pubblico, la mano pubblica, dovrebbe intervenire come un patron, cioè dovrebbe buttare dei soldi a vuoto, nel vuoto, e fare degli investimenti senza aspettarsi un ritorno. Perché è importante che un popolo abbia una sua visione del mondo da comunicare agli altri popoli. È importante che un cittadino artista abbia il diritto di trasmettere la sua concezione del mondo agli altri cittadini. Questo succede un po' in tutto il mondo, solo che in Italia e in Giappone per la verità. Ma in molti paesi d'Europa succede che lo Stato dà almeno una parte del finanziamento del film a fondo perduto. Si parla di film di cortometraggio, d'autore, i quali poi di buono hanno che possono mantenere l'altra nomea del paese nel giro degli specializzati. Io giro per festival moltissimo, e non soltanto in Europa ma in tutto il mondo. Ci sono delle credenze sull'Italia, cioè, gli stranieri credono che noi abbiamo una grande produzione da cui ogni tanto sbuca qualche particolare genio che vince il premio. E io mi guardo bene a dire loro non è così, c'è soltanto quel particolare genio. Ma se facciamo un confronto fra l'Italia e la Corea del Sud, per esempio, l'opinione comune è che la Corea del Sud sia un paese giovane, che deve farsi ancora le ossa, mentre il nostro è un paese di tradizioni gloriosissime, sensazionali, Leonardo, Raffaello, Michelangelo. E la realtà dei fatti è che la Corea del Sud produce una quantità enorme di lungometraggi, una quantità enorme di serie televisive e una quantità notevole di film d'animazione d'autore. Mentre noi non abbiamo praticamente niente di tutto questo, salvo qualche sparuto film d'animazione d'autore. Abbiamo anche delle serie televisive, ma è meglio non parlarne.
Una cosa che mi pare interessante sottolineare è che purtroppo la cultura di tutti i paesi, quella italiana più delle altre purtroppo, sottovaluta l'animazione, salvo forse che in Polonia o nella Repubblica Ceca, dove l'animazione viene considerata una forma d'arte, per cui uno può fare il pittore, il cineasta d'animazione, lo scultore o l'architetto. Uguale, stessa dignità. Ma io per esempio sono stato obbligato ad emigrare a Singapore perché se volevo insegnare storia del cinema d'animazione all'università. Ho fatto migliaia di conferenze in giro per il mondo e mai in Italia. Quindi l'avevo fatta anche in Italia, ma in maniera del tutto sconclusionata, non coordinata. Questo comporta, secondo me, che ci sia questa impermeabilità da parte del mondo della cultura nei confronti di una forma d'arte importante. Quello che ci vorrebbe sarebbe il riconoscimento ufficiale da parte di un opinion maker, di un maître à penser, di qualcuno come, che ne so, un premio Nobel che dicesse sì, l'animazione è un'opera, è una forma d'arte meravigliosa e lo dico io che sono un premio Nobel. Altrimenti noi lavorando dal basso, come spalare il fango delle trincee, è un po' dura riuscire a dare le fondamenta di qualcosa di duraturo. E non è un caso che il mio libro, che è una specie di unicum, perché sono stato l'unico così delirante e pazzo da fare una storia del cinema d'animazione di tutto il mondo, di tutti i tempi, e me ne sono accorto e l'ho pagata anche con una fatica pazzesca. Non è un caso che il mio libro l'abbia dovuto scrivere in inglese invece che in italiano, perché in italiano non avrei mai trovato un editore. 1500 pagine sul cinema d'animazione non sarebbe mai stato pubblicato. Invece in inglese sì, quindi la cosa buffa è che se vorrete leggere il mio libro nella nostra lingua, dovrete tradurmi. Io non mi traduco da solo, eh. Azioni, azioni, già, azioni, azioni, già, azioni, già, azioni.